Gloria a Dio, intanto voglio condividere con voi un pensiero della parola di Dio riguardo al digiuno. Amen. Gloria a Dio, faremo qualche considerazione biblica, qualche pensiero, qualche parola riguardo al digiuno. Amen. A Dio sia tutta la gloria, l'onore e la lode. Amen. Poi continueremo ancora a pregare. Pregheremo, alleluia, per ogni bisogno nel nome di Cristo. Intanto vogliamo aprire la scrittura nel libro di Daniele. Amen. Gloria a Dio. Alleluia, poi ci dedicheremo ancora alla preghiera. Gloria al Signore, alleluia. Amen. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Padre, guidaci ancora nella tua parola. Signore, solo tu hai parole di vita eterna. Signore, parlaci. Padre mio, istruiscici, Dio mio, alleluia, insegnaci, Signore, te lo chiediamo nel nome di Gesù, alleluia, nel nome di Gesù, alleluia, illuminaci con la tua parola, Padre celeste, nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, amen. Io sono certo che ci parlerai ancora. Daniele, gloria a Gesù, capitolo 9. Vogliamo leggere questa parola da parte di Dio. Amen. Insieme, nella fede, nell'unità dello Spirito. Leggiamo dal verso 1. Daniele, capitolo 9. Dal verso 1, grazie Padre, dice così la scrittura: nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu costituito re sul regno dei Caldei, nel primo anno del suo regno, io Daniele compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno, alleluia, indirizzata al profeta Geremia, amen, si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, cioè 70 anni. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Verso 3. Volsi quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiera e suppliche, col digiuno, col sacco e con la cenere. Così feci la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio, e dissi: o Eterno, o Signore, alleluia, Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Amen. Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto e la tua misericordia con quelli che ti amano e osservano
i tuoi comandamenti. Amen. Qui in questi versi, come in altri che poi leggeremo, cari fratelli e sorelle in Cristo, possiamo trovare dei grandi e dei preziosi insegnamenti riguardo alla preghiera e al digiuno. Amen. Affinché noi possiamo capire, gloria a Dio, qual è il vero significato del digiuno, amen, il vero scopo, il vero obiettivo del digiuno, amen. Qui vediamo che il profeta Daniele, che si trovava, come tutti sappiamo, in Babilonia, il popolo stava passando un periodo di cattività, cioè di prigionia. Il popolo era stato portato prigioniero dai babilonesi. Perciò Daniele si trovava lì, in una terra straniera, in un luogo difficile. A Babilonia, fratelli e sorelle, c'erano le tenebre. Era una terra dove regnava l'idolatria, l'occultismo e ogni tipo di opera contraria alla volontà di Dio. Perciò Babilonia era una terra ostile, era una terra nemica, era un luogo difficile. Ma Daniele, con altri uomini di Dio, loro rimasero fermi. Amen. Alleluia. Rimasero fermi nella loro fede, nella fede, nella conoscenza del vero Dio, l'Iddio di Israele. Daniele era un uomo, un giovane in quell'epoca, che era stato scelto da Dio per essere un suo messaggero, un suo portavoce in mezzo all'oscurità che regnava in quei tempi, in quel luogo. Fratelli, e oggi, amen, anche oggi il Signore sceglie degli uomini e delle donne per farli essere i suoi servi, il suo popolo, i suoi messaggeri, che tramite lo Spirito di Dio, amen, tramite la conoscenza di Dio, dobbiamo essere dei portavoci di Dio in mezzo a questo mondo di tenebre dove noi stiamo vivendo. Ma noi viviamo in contatto con Dio. Amen. Come Daniele, come gli altri uomini di fede che si trovarono a dover affrontare dei momenti difficili nella Babilonia, in quell'impero satanico, in quell'impero diabolico, dove regnava la violenza, l'idolatria, come dicevamo, l'occultismo. Si dice, la storia dice, gli studiosi dicono che a Babilonia c'erano tanti riti che avevano a che fare con la stregoneria, con la magia, l'occultismo. Loro praticavano tante cose tenebrose. E immaginate voi, fratelli e sorelle, com'era difficile vivere in un luogo del genere, soprattutto per questi giovani ebrei che erano abituati ad adorare Dio, a vivere, possiamo dire,
nella luce, nella grazia, nella pace di Dio, ma che all'improvviso si trovarono in quella terra oscura, in quella terra tenebrosa che era Babilonia. Il nome Babilonia vuol dire confusione, fratelli. Infatti la radice del nome Babilonia deriva da Babele, come tutti noi sappiamo, che era quella torre che gli uomini nella loro ribellione vollero costruire, secondo loro, per arrivare a Dio o per arrivare al cielo, cioè si volevano innalzare da sé. E dalla torre di Babele nasce Babilonia, il nome Babilonia, che vuol dire confusione, vuol dire anche ribellione contro la volontà di Dio. Perciò immaginate voi, carissimi, cos'era Babilonia. Era un luogo veramente ostile, e se tu non vivevi in comunione con Dio, se tu non pregavi, se tu non cercavi il Signore, se tu non ti aggrappavi al Signore, non potevi resistere in Babilonia, in un luogo del genere, in un luogo dove c'erano delle tenebre così fitte, un luogo veramente dove c'era il buio. Se Daniele non pregava, se Daniele insieme agli altri fratelli ebrei, agli altri uomini di Dio, se loro non mantenevano viva la loro fiamma, se loro non pregavano, se loro non cercavano, se loro non meditavano le scritture, fratelli, cosa sarebbe stata della loro vita? Ma gloria a Dio che Daniele, come certamente anche altri uomini e donne ebrei, cioè del popolo di Dio, si trovarono lì, loro mantenevano viva la loro fede nell'Iddio vivente. E abbiamo letto qui al capitolo 9 di Daniele, amen, che Daniele, leggendo i libri, leggendo la parola di Dio, vedete come Daniele, fratelli, era un uomo che leggeva la parola del Signore, i libri profetici che erano stati scritti dai profeti che lo avevano preceduto. Amen. Come possiamo dire, Isaia, Geremia e altri. Daniele aveva dei libri, aveva i libri di Mosè, aveva i salmi. Perciò Daniele, gloria al Signore, era un uomo che si alimentava della parola. Amen. Daniele si fortificava nella parola di Dio. Daniele giorno per giorno si riempiva con la parola di Dio, fratelli. Ed è questo, amen, quello che noi dobbiamo fare ogni giorno in mezzo a questa Babilonia, in mezzo a questo mondo che giorno per giorno sta andando nel caos più totale, in mezzo a questo mondo che ormai si sta dirigendo, si sta avviando verso la grande tribolazione, questo mondo che ormai, fratelli, è sotto il dominio del maligno, questo mondo dominato da uno spirito maligno, questo mondo è peggio di Babilonia, fratelli,
perché Babilonia era soltanto una città, ma qui stiamo parlando di un mondo intero, di un mondo che ormai giace sotto il dominio delle tenebre. Uomini che ormai purtroppo sono posseduti dal maligno, dallo spirito dell'inganno, dallo spirito dell'anticristo. Una società che non fa altro che pianificare il male, non fa altro che fare il male, opere che vanno contro il volere di Dio. Fratelli e sorelle, allora, affinché noi possiamo resistere, amen, e andare avanti giorno per giorno, gloria a Cristo, affinché noi possiamo mantenerci nella giusta relazione con Dio, con il Signore, noi abbiamo bisogno giorno per giorno di nutrirci della parola, di alimentarci con la parola, di leggere, di meditare, di fortificarci nella parola del Signore. Amen. Essa è il cibo del cristiano, essa è l'acqua che può purificare la Chiesa, che può purificare il cuore, l'anima dei credenti, dei figli di Dio. Amen. Fratelli, la parola è la lampada che illumina il nostro cammino, il nostro sentiero, il nostro cuore, il nostro pensiero. La parola ci mantiene, alleluia, nella luce con Dio e ci preserva dalle tenebre di questo mondo, di questa Babilonia, dalle tenebre di migliaia e migliaia di spiriti maligni che girano nell'aria. E allora noi dobbiamo essere rivestiti, fratelli, amen, alleluia, dell'intera armatura di Dio. Nel nostro cuore ci deve essere la fiamma viva della parola di Dio, perché il Signore diceva tramite il profeta Geremia: essa, cioè la mia parola, è come il fuoco. Amen. E allora, se nei nostri cuori, se dentro di noi c'è la parola in abbondanza, siamo ripieni della parola di Dio, della conoscenza della parola di Dio, se noi abbiamo la parola di Dio nel nostro cuore c'è il fuoco. Amen, alleluia, il fuoco di Dio che nessuno potrà spegnere. Amen, alleluia, perché nessuno può spegnere il fuoco della parola. I cieli e la terra passeranno, ma le mie parole durano in eterno. Allora, fratelli, è la parola di Dio che mette in noi il vero fuoco. Alleluia, il fuoco del Signore. Il fuoco della verità, il fuoco della parola, della potenza di Dio che non si spegne. Anzi, è il fuoco di Dio che dissolve le tenebre. Quanti lo credono? Amen. È il fuoco di Dio che purifica il nostro essere, che purifica la mente, che purifica l'anima e perfino purifica la nostra carne dalle concupiscenze, dalle passioni e da qualsiasi malvagità che vorrebbe dominarci. Il fuoco della parola di Dio purifica, amen, dissolve ogni opera del diavolo, fratelli. E per grazia di Dio sono qui nel nome di Gesù a testimoniarlo, perché queste cose, gloria a Dio, le ho sperimentate tante volte nella mia vita. E giorno per giorno questa verità mi sostiene. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Daniele, alleluia,
trovandosi in Babilonia, Daniele leggeva i libri, cioè leggeva le parole di Dio che i profeti avevano scritto. Amen. E dice qui al verso 9, voglio fare enfasi su questo, cari, abbiamo del buon tempo a disposizione. Amen, gloria a Dio, scusate, abbiamo del buon tempo a disposizione, perciò vogliamo dare, alleluia, il tempo dovuto alla parola di Dio. Stiamo meditando riguardo al digiuno, adesso entreremo più a fondo riguardo a questo argomento, amen, perché purtroppo oggi molti cristiani, che pur essendo dei veri figli di Dio, delle vere figlie di Dio, dei cari fratelli che apprezzo, che stimo, che amo, però ci sono cristiani che non sanno cosa sia il digiuno, oppure non conoscono, fratelli, l'efficacia del digiuno o lo scopo del vero digiuno. Amen, alleluia! Il digiuno, fratelli, non è passare fame. Il digiuno non è solo astenersi dai cibi, ma nel digiuno c'è qualcosa di più. Amen. Gloria a Dio. Nel digiuno ci deve essere un desiderio. Gloria a Cristo, un desiderio ardente per la presenza di Dio. Amen, alleluia. Un desiderio ardente per la volontà di Dio. Nel digiuno, fratelli, noi ci fortifichiamo spiritualmente per continuare a fare al meglio la volontà di Dio. Amen, fratelli, sorelle, il digiuno è uno strumento potente che Dio ci ha donato, che i profeti hanno sperimentato. Amen, alleluia. Fratelli, il digiuno è un'arma straordinaria. Gloria a Dio. È una benedizione straordinaria che il Signore fino dall'antichità ha voluto donare al suo popolo. Uomini come Mosè, alleluia, digiunavano, gloria a Dio. Uomini come Giosuè, Rama, Kaya, Shea, digiunavano. Uomini come Neemia, digiunavano. Uomini come Geremia, digiunavano. E noi chi siamo per non digiunare? Siamo forse meglio di loro, fratelli? Direi proprio di no. È solo per la grazia di Cristo se siamo in piedi. Se il diavolo non ci ha distrutto, è solo per la grazia di Gesù Cristo. Ma noi dobbiamo, fratelli, prendere una posizione. Amen. Dobbiamo metterci nella giusta relazione con Dio. Fratelli, è il digiuno, è un'arma. Gloria a Dio. Amen. Pregate per mia moglie, fratelli, sorelle, vi chiedo di pregare per mia moglie perché ha un disturbo fisico, niente di grave, però che Dio la possa risollevare. Amen. Nel nome di Gesù, gloria a Dio, alleluia, gloria al Signore. Perciò il digiuno, amen. Quanti dicono amen? Alleluia, siamo svegli, gloria al Signore, alleluia. Fratelli e sorelle, il digiuno, alleluia, fratelli, è qualcosa di divino, amen. Ho detto il digiuno, ascoltate, è qualcosa di divino. Il Signore stesso, venendo sulla terra, Dio stesso, ascoltatemi, perché Gesù è Dio, fratelli. Amen. Quanti credono che Gesù è Dio? Amen. Se c'è qualcuno che mette in dubbio ancora la deità di Cristo, ti voglio dire, Gesù Cristo è Dio. Amen. E Lui, essendo in forma di Dio nei cieli,
insieme al Padre, amen, uno con il Padre, essendo in forma di Dio, lui non stimò questo essere uguale a Dio come qualcosa a cui afferrarsi, aggrapparsi, ma lui si spogliò. Amen, alleluia. Possiamo dire, lui si staccò per un certo tempo dal Padre, essendo uno con Dio, essendo uno con il Padre, essendo in forma di Dio. Gesù è Dio, ma lui venne sulla terra come uomo. Amen. E nella sua forma di uomo lui digiunò. Amen. Quanti dicono amen? Gloria a Dio, il Signore Gesù ha digiunato. Il Signore Gesù ha preso in considerazione il digiuno. Lui praticò il digiuno. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Per insegnare a noi, fratelli, che la vera Chiesa, i veri cristiani, i veri figli di Dio, i veri servi di Dio, devono digiunare. Ho detto devono digiunare, non se vogliono, non se te la senti, ma noi dobbiamo digiunare e pregare e fortificarci nello Spirito di Dio. Amen, perché abbiamo di bisogno, fratelli e sorelle, per adempiere la volontà di Dio. Amen. Quando noi preghiamo, digiuniamo, noi stiamo lasciando da parte ogni cosa, anche quelle cose che sembrano essenziali, imprescindibili, anche le cose che sembrano più basiche, come il mangiare. Ma noi lasciamo da parte per un po' di tempo quelle cose per cibarci nello Spirito. Amen. Il digiuno è uno strumento che Dio ci ha donato per alimentarci spiritualmente. Amen. Gloria a Dio. Fratelli, e nel digiuno c'è un rinnovamento spirituale. C'è un rinnovamento spirituale, carissimi. C'è un'opera divina, possiamo dire. Amen, con certezza. Nel digiuno c'è un'opera dello Spirito, dello Spirito Santo. Amen, che opera in un modo particolare perché il Signore vede il desiderio. Amen. Abbiamo noi questo desiderio, fratelli e sorelle? Il Signore vede la disponibilità. Amen. Il Signore vede, fratelli, la fame che abbiamo di Lui, della Sua presenza. E il Signore dice: beati quelli che hanno fame e sete di giustizia. Alleluia, perché essi saranno saziati. Alleluia! Noi dobbiamo avere fame e sete di giustizia per essere saziati alla gloria di Dio. Perciò, fratelli, il digiuno è qualcosa di potente. Purtroppo, come dicevo, oggigiorno ci sono parecchi cristiani che non considerano il digiuno, o che non stimano il digiuno, o che non apprezzano questa arma che Dio ci ha voluto donare. Eppure Gesù Cristo stesso, lui che era in forma di Dio, si fece uomo. Amen, alleluia. Emanuele, Dio con noi, lui, il Cristo, il Re della gloria, il Signore dei signori, lui stesso considerò il digiuno. Amen. Utilizzò il digiuno, praticò il digiuno. Alleluia. Certamente, fratelli, per dare un esempio a noi, ma lui digiunò.
Amen. Allora, carissimi, quanto più noi abbiamo bisogno di considerare il digiuno. Adesso in questa giornata stiamo considerando il digiuno, fratelli. Vogliamo insieme, alleluia, alla gloria di Dio, praticarlo, sperimentare la potenza di Dio tramite la preghiera e il digiuno. Amen. Nel nome di Cristo. Alleluia. Vogliamo continuare a riflettere qualcosa riguardo al digiuno. Daniele, trovandosi in Babilonia, alleluia, Daniele sapeva che doveva fortificarsi. Daniele sapeva che doveva, amen, rafforzarsi nella presenza di Dio, nella chiamata di Dio, nella comunione con Dio. Daniele sapeva che l'unico modo per resistere, per non farsi contaminare da Babilonia e dal diavolo, che il Signore lo sgridi, Daniele sapeva, alleluia, che doveva coltivare, fratelli, coltivare la comunione con Dio tramite la preghiera. Fratelli, Daniele era un uomo di preghiera, come tutti noi sappiamo. Perciò, fratelli, voglio dire questo prima che mi dimentico: il digiuno e la preghiera devono andare insieme, perché se tu nel digiuno non preghi, è inutile, è una dieta, cioè è un giorno in cui tu non mangi, passi fame, hai fame, è una dieta, non è un digiuno spirituale. Il vero digiuno deve essere veramente impregnato dalla preghiera, alleluia, dalla comunione con Dio, gloria al Signore, dalla consacrazione. Ti devi separare dal mondo, non solo in un giorno di digiuno, ma ogni giorno della tua vita. Ma nel digiuno ci deve essere una separazione. Tu non puoi perdere tempo a fare discorsi inutili, a guardare la televisione, a guardare le partite. Oggi è domenica, mi sembra che in Italia ci sono le partite, io non so, fratelli, oggi quanti cristiani sono distratti. Vanno al culto alla domenica, fanno un'oretta di culto, un'ora e mezza di culto, gloria a Dio. Ma poi molti ritornano al tram tram della vita quotidiana, della vita terrena. In poche parole, fratelli, si dimenticano di Dio, della comunione con Dio, dell'adorazione, della devozione, alleluia, della consacrazione, della santificazione. Tornano dal culto e tornano al mondo. E così non sia. Amen, alleluia. Fratelli, la nostra vita deve essere un culto. Questo il Signore mi faceva pensare, fratelli, tante volte. Anche l'altra sera, gloria a Gesù, mentre tornavo dal lavoro, sono sceso dall'autobus e pensavo che devo fare una riflessione su questo. Il culto, il vero culto, è la nostra vita, fratelli. Il culto non è un'ora e mezza in cui ci si raduna insieme. Il vero culto, amen, deve essere la nostra vita al Signore. Alleluia, oh alleluia, oramai assemete che, gloria a Cristo, una vita di preghiera, una vita di comunione con il Re della Gloria, una vita di adorazione, amen, una vita di lode, gloria al Signore, una vita che serve, amen, sì, gloria a Dio, come sta scritto, non cessate mai di pregare. Cioè, non cessate mai di stare in comunione con Dio, non cessate mai
di cercare il Signore, non cessate mai di adorare, non cessate mai di glorificare, di servire. Amen, fratelli, la nostra vita è il vero culto per Dio. La parola culto vuol dire servizio. Amen. Gloria a Dio, la nostra vita deve essere il vero culto al Signore. E perciò anche il digiuno è uno strumento, fratelli, che il Signore, nella sua infinita saggezza, ci ha, gloria a Dio, voluto donare. Ripeto, tutti gli uomini di Dio, fino dall'antichità, fino dai giorni di Noè, di Abramo, di Mosè, e passando per tutti i profeti, fino ad arrivare al Re della Gloria, alleluia, al Santo dei Santi, al Perfetto, al Glorioso, al Maestro, il nostro Signore Gesù Cristo, tutti sperimentarono il digiuno, per poi continuare con gli Apostoli, l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro, l'Apostolo Giovanni. Fratelli, allora, noi non abbiamo bisogno di digiunare, come alcuni dicono oggi. Fratelli, noi dobbiamo imparare a sperimentare il digiuno nella preghiera, nella volontà di Dio, perché è qualcosa di forte, di grande, di potente, che il Signore ci ha dato. Amen. Daniele, per mantenersi vivo spiritualmente, gloria a Dio, Daniele in Babilonia, Daniele pregava. Daniele pregava almeno 3 volte al giorno. Fratelli, Daniele cercava la faccia di Dio, la presenza di Dio. Daniele, alleluia, coltivava la comunione con Yahweh, con l'Eterno, con il Dio del cielo. E sapete una cosa che mi colpisce, fratelli? In Babilonia tutti, cominciando dal re, da Nabucodonosor e dagli altri re che vennero in seguito, tutti conoscevano Daniele come un uomo di Dio. Tutti parlavano e dicevano: il Dio di Daniele, Daniele, quell'uomo di Dio, quel servo di Dio. E perfino il re, fratelli cari, sorelle cari, in un'occasione dovete riconoscere che in Daniele, alleluia, c'era uno spirito superiore. Gloria a Gesù, avete mai letto questi versi? Daniele aveva uno spirito superiore, uno spirito eccellente. E perfino i babilonesi dicevano: Daniele, tu che servi continuamente il tuo Dio, tu che preghi il tuo Dio, sarà Lui a liberarti dai leoni. Amen. E dicevano: il Dio di Daniele. Lo chiamavano il Dio di Daniele. Cioè i babilonesi non conoscevano il Signore, e allora lo chiamavano il Dio di Daniele. Alleluia. Fratelli, che le persone che ci circondano possano dire questo di noi, dove ci troviamo, dove ci muoviamo, dove abitiamo, che le persone possano dire: quell'uomo è un uomo di Dio. Io non so cosa ci abbia, ma quella persona ha qualcosa di speciale, qualcosa di diverso. Il Dio di quell'uomo è il vero Dio. Fratelli, ma affinché
Gloria a Dio, noi viviamo questo tipo di vita. Noi dobbiamo cercare il Signore. Non basta una riunione settimanale, non basta un culto della settimana, della domenica, ma dobbiamo vivere una vita, alleluia, in comunione con lo Spirito Santo, in comunione con il Padre, in comunione con il Signore. Daniele, quel giovane, quell'uomo di Dio, pregava continuamente. Così dice la Scrittura, pregava 3 volte al giorno. Ma Daniele, oltre a pregare, fratelli, Daniele leggeva le Scritture, come stiamo vedendo qui al capitolo 9. Amen. Daniele, per mantenersi vivo in mezzo a Babilonia, per mantenersi nella presenza di Dio, per fortificarsi, Daniele leggeva i libri dei profeti che lo avevano preceduto. E dice qui la Scrittura che Daniele, leggendo le Scritture, al capitolo 9, verso 2, dice che Daniele comprese dai libri che stava leggendo, cioè dalle Scritture, dalla parola di Dio, alleluia, Daniele comprese, lui dice compresi, cioè io capii, io compresi dai libri il numero degli anni in cui, secondo la parola dell'Eterno indirizzata al profeta Geremia, si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme, e cioè 70 anni. Fratelli, Daniele, ascoltate, alleluia, nel leggere il libro del profeta Geremia, guardate, fratelli, immaginate questa scena, è una scena meravigliosa, io mi voglio immedesimare in questa scena, fratelli, qualcosa di glorioso. Daniele in Babilonia leggeva il libro del profeta Geremia nella sua stanzetta, nella sua casa, in mezzo al caos di quella città. Daniele, alleluia, trovava il tempo di leggere, e sicuramente accendeva la sua lampada, si metteva lì e passava del tempo a meditare, gloria a Dio. Ed è questo quello che deve fare oggi la Chiesa, fratelli. È questo quello che deve fare il popolo del Signore. Non c'è tempo da perdere, fratelli. Le profezie si stanno compiendo. Il tempo sta per finire. I giorni avanzano. Fratelli e sorelle, non c'è tempo da perdere nelle cose vane di questa vita. Daniele si dedicava a leggere la parola di Dio, i libri dei profeti. E dice che mentre lui leggeva il libro di Geremia, lui comprese, lui capì. Amen, tramite la parola di Dio, che il tempo della liberazione era vicino, perché Dio, ascoltate, gloria al Signore, alleluia, Dio aveva rivelato al profeta Geremia che il tempo della deportazione sarebbe stato di 70 anni a Babilonia, cioè la deportazione sarebbe durato 70 anni, e Geremia, ispirato da Dio, lo aveva scritto. Amen. E allora Daniele, che si trovò in Babilonia, nel leggere queste parole capì
comprese, intese. A Dio sia la gloria che il tempo della liberazione era vicino. Fratelli, e questo vale anche per noi oggi. Nel leggere le scritture, nel leggere le profezie, nel leggere le parole di Cristo, anche noi oggi possiamo capire, alleluia, che il tempo della liberazione è vicino. Quanti dicono amen, alleluia, il tempo del ritorno di Cristo è vicino. Presto saremo liberati da questa Babilonia. Amen, alleluia. Fratelli, quello che sto dicendo è molto importante. Geremia aveva avuto la rivelazione da parte di Dio che la deportazione sarebbe durata 70 anni e Geremia lo scrisse. Amen. È scritto nel capitolo 25 di Geremia. E Daniele, diversi anni dopo, trovandosi proprio lì in Babilonia, Daniele, leggendo le parole di Dio, capì che il tempo era vicino, alleluia. E allora Daniele iniziò a prepararsi. Fratelli e sorelle, nel leggere le scritture, nel leggere le profezie, nel leggere il Vangelo, nel leggere le parole di Cristo, noi possiamo capire che il tempo è vicino. E allora ci dobbiamo preparare. Quando Daniele comprese questo, carissimi, gloria a Dio, alleluia, a Cristo sia la gloria. Quando Daniele comprese questo, è scritto qui al capitolo 9 di Daniele, al verso 3, quando Daniele capì il piano di Dio, la volontà di Dio, quando Daniele comprese la parola di Dio, dice che Daniele si rivolse a Dio in preghiera con un desiderio di cercarlo ancora di più. Questo è quello che deve produrre in noi la parola di Dio, fratelli. Che Dio ci aiuti a leggere la sua parola con la giusta comprensione. E non solo così, per passare del tempo o come un libro, come qualunque altro, ma che Dio ci aiuti invece a leggere la sua parola con la giusta comprensione che viene dallo Spirito. E dice, Daniele dice, volsi al verso 3, quindi la mia faccia verso il Signore. Quando Daniele comprese che il tempo della liberazione era vicino, Daniele capì la parola di Dio, Daniele capì qual era il piano di Dio. Amen, alleluia. Daniele volse la sua faccia verso il Signore, Dio, per cercarlo. Vedete, Daniele iniziò a cercare il Signore di più, per cercarlo con preghiera, con suppliche, col digiuno. Amen, alleluia. E poi dice col sacco, con la cenere, che rappresentavano l'umiliarsi, una vera umiliazione davanti a Dio. Amen, prostrarsi, arrendersi a Lui. E Daniele, nel capire la parola di Dio, iniziò a cercare il Signore, volse la sua faccia verso il Dio con la preghiera, la supplica e il digiuno. Amen. Fratelli, il digiuno è uno strumento per cercare Dio, per cercare la sua presenza. Il digiuno, amen,
è uno strumento per fortificarci nel Signore. Fratelli, ascoltate nel nome di Gesù. Il digiuno è uno strumento per rafforzare la nostra fede, per rafforzare la nostra vita spirituale, la nostra comunione con Dio. Daniele iniziò a cercare il Signore, cercò la faccia di Dio con la preghiera, col digiuno. Daniele iniziò a cercare, a desiderare più della presenza di Dio. Quando capì la parola del Signore e si umiliò. E poi dice al verso 4, guardate, molto importante questo. Daniele 9, verso 4 dice: così, alleluia, feci la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio. E qui dice la parola che Daniele fece la sua preghiera e confessione. Fratelli, preghiera e confessione. Nel digiuno dobbiamo cercare il Signore con la preghiera e anche con la confessione. Nel digiuno, fratelli, noi ci fortifichiamo, nella preghiera ci fortifichiamo nel Signore e confessiamo a Lui ogni cosa, cioè c'è una purificazione, nella confessione c'è una liberazione. Quando noi confessiamo le nostre mancanze, i nostri peccati, i nostri errori, c'è una liberazione, una purificazione. Alleluia! Ed è così che noi ci prepariamo per la volontà di Dio, per il piano di Dio, per il ritorno di Cristo. Amen, alleluia. Qui dice che Daniele pregò, digiunò e fece confessione davanti a Dio. Amen. Perciò, fratelli, così, cercando il Signore, pregando, digiunando, noi lasciamo da parte le distrazioni, i pensieri, le cose terrene, i bisogni del corpo. Ci asteniamo, fratelli, anche dal mangiare per fortificarci nel Signore, per fortificarci nello Spirito, nella fede, nell'uomo interiore, fratelli. Nel digiuno noi lasciamo da parte i cibi materiali, i cibi per il corpo, perché vogliamo prendere i cibi spirituali. E la Chiesa di oggi, i cristiani di oggi devono sperimentare questo. Il digiuno, fratelli, è un'arma potente, la preghiera, cercare di più il Signore. Noi dobbiamo sperimentare, fratelli, il digiuno. Tramite il digiuno possiamo avere, ascoltate, intendimento spirituale. Alleluia, tramite il digiuno noi possiamo ricevere un intendimento spirituale, una comprensione spirituale. Quando Daniele iniziò a pregare, a supplicare, a digiunare, a confessare davanti al Signore, Daniele iniziò a ricevere un intendimento, una comprensione. Alleluia, la sua mente fu illuminata. Fratelli, nel digiuno, nella preghiera, il nostro cuore, la nostra anima diventano più sensibili allo Spirito, la nostra mente si libera
si rinnova nel Signore tramite la preghiera, il digiuno. Nella presenza del Signore noi possiamo ricevere un intendimento spirituale. Il nostro cuore, il nostro spirito, la nostra anima diventano più sensibili alle realtà dello Spirito di Dio. Amen, fratelli, tramite il digiuno noi possiamo avere questi benefici. È una realtà. Fratelli, non è un caso se Gesù Cristo digiunò prima di iniziare, possiamo dire, pubblicamente il suo ministero. Lui si appartò nel deserto tramite lo Spirito di Dio che lo portò per pregare, per digiunare, per mostrare a noi, per insegnare a noi come noi ci possiamo preparare per fare, alleluia, al meglio la volontà del Padre. Come ti stai preparando, fratello, sorella? Come ci stiamo preparando? Noi dobbiamo pregare, leggere le Scritture come Daniele, digiunare, lasciare tutto nelle mani di Dio. Alleluia, seguire l'esempio del Maestro, di Cristo, il Nazareno, che pur essendo uno con Dio, lui pregò e digiunò. Amen. Alleluia. Per rafforzarsi nello Spirito. Amen. Gloria a Dio. E dice qui che quando Daniele iniziò a pregare, a digiunare, a fare confessione davanti all'Eterno, mentre Daniele pregava, fratelli, voglio toccare questo punto, è molto bello, molto incoraggiante, una parola meravigliosa. Mentre Daniele stava pregando, ascoltate, mentre Daniele stava confessando ogni cosa a Dio, all'Eterno, stava supplicando, Daniele stava cercando la faccia di Dio. Alleluia, Daniele stava pregando, digiunando. Guardate, dice qui nel libro di Daniele, capitolo 9, verso 20. Mentre Daniele pregava, chiedeva perdono, digiunava, invocava il nome dell'Eterno, dice, mentre io stavo ancora parlando e pregando, stavo ancora pregando e confessando il mio peccato, e il peccato del mio popolo d'Israele, cioè Daniele si stava umiliando nella presenza del Signore e presentavo la mia supplica all'Eterno in digiuno. Il mio Dio, per il monte santo del mio Dio, sì, alleluia, mentre stavo ancora parlando in preghiera, ascoltate, mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che avevo visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo, giunse da me verso l'ora dell'oblazione della sera. Egli mi ammaestrò, mi parlò e disse: Daniele, io sono venuto ora per metterti in grado di intendere. Amen, fratelli, mentre Daniele stava pregando, stava ancora supplicando, digiunando nella presenza di Dio, in quel momento Daniele ebbe un'esperienza soprannaturale. Amen, alleluia. L'angelo Gabriele arrivò lì dove lui si trovava, in un rapido volo, dice qui la Scrittura,
Daniele, mentre pregava, digiunava nella presenza di Dio, ebbe un'esperienza soprannaturale. Fratelli, nel digiuno, nella preghiera, nel ricercare il Signore, anche noi oggi possiamo avere delle esperienze soprannaturali, delle gloriose esperienze spirituali. Possiamo vedere la gloriosa mano di Dio all'opera. Quando Daniele stava pregando, digiunando nella presenza del Signore, Daniele vide arrivare quell'angelo che parlò con lui per portare a Daniele un intendimento spirituale da parte di Dio, una comprensione più profonda. Quell'angelo mandato da Dio portò un messaggio a Daniele da parte del Signore, una comprensione, una istruzione. Cioè, questo rappresenta un'opera spirituale, fratelli, profonda nella vita di quelli che cercano il Signore, quanti lo credono. E dice che quando arrivò quell'angelo, Daniele disse: egli mi ammaestrò, mi parlò e mi disse: Daniele, io sono venuto. Daniele, io sono venuto ora per metterti in grado di intendere, cioè per metterti in grado di capire, per aiutarti a comprendere, a capire, a conoscere le cose spirituali. E l'angelo gli disse: ancora all'inizio delle tue suppliche è uscita una parola, e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Fratelli, nella preghiera, nel digiuno, lo Spirito Santo ci può mostrare cose grandi. Il Signore può operare in un modo soprannaturale ancora oggi su di noi, con i doni spirituali, amen, alleluia, con delle opere soprannaturali. Il Signore non è cambiato, fratelli, ma noi dobbiamo ritornare a cercarlo con lo zelo, con il fuoco, con la preghiera, l'umiliazione, la confessione, il pentimento, il digiuno. Amen, alleluia, nel nome di Gesù Cristo il glorioso. Dobbiamo fortificarci, fratelli amati, perché stiamo vivendo giorni difficili, e tramite le scritture, tramite le scritture, carissimi, anche noi capiamo, tramite le scritture, tramite la parola, tramite le profezie, anche noi capiamo, come capì Daniele, che il tempo della liberazione è vicino, che il tempo del ritorno di Cristo è vicino, il tempo della redenzione è vicino. Alleluia! Allora il popolo di Dio, i cristiani, i servi del Signore, le figlie del Signore devono ritornare a pregare, a cercare, a digiunare. Alleluia! Il Signore Gesù Cristo ci ha insegnato il digiuno, fratelli. Sorra mahashi metere kelia irrikia samalai. Oh, alleluia! Chi sei tu per non digiunare? Se Gesù digiunò, chi sei tu? Sei più grande di Lui.
Lui ha insegnato che noi dobbiamo digiunare. Ascolta, uomo di Dio, donna di Dio, servo di Dio, figlia di Dio, noi che siamo la Chiesa del Signore abbiamo bisogno di fortificarci nella sua presenza, cercare nel nome di Gesù, con la preghiera, con il digiuno. Alleluia! Dobbiamo cercare la faccia di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria, gloria, gloria al tuo nome, Spirito Santo. Gesù Cristo digiunò, il grande, il maestro, l'alfa e l'omega, lui stesso digiunò, pregò, si appartò nel deserto, alleluia, per insegnare a noi che dobbiamo stare in comunione con il Padre, che dobbiamo fortificarci, prepararci per la volontà di Dio. Amen, alleluia, Chiesa, ritorna. Alleluia, ritorniamo alla preghiera, fratelli, come nei primi giorni della nostra conversione. Ritorniamo alla parola, alla lettura biblica. Alleluia! Daniele meditava, leggeva, investigava le scritture in Babilonia. E allora Daniele capì che il tempo era vicino. Fratelli, Gesù stesso leggeva la parola. Vi ricordate quando lui entrò nella sinagoga, aprì il libro del profeta Isaia e trovò quel brano che vi era scritto. Alleluia, gloria a Cristo, lo Spirito dell'Eterno è su di me, per questo egli mi ha unto. E lui iniziò a leggere la parola lì nella sinagoga. Alleluia, alleluia, lui leggeva le scritture. Quando Satana lo tentò nel deserto, cercò di tentarlo, il Signore Gesù gli disse: vattene via, Satana, perché sta scritto, sta scritto, sta scritto. Amen. Non solo di pane vive l'uomo, non solo di pane vive l'uomo. La parola è l'arma, la parola è la spada. Non solo di pane vive l'uomo, ma per mezzo di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Fratelli, ci dobbiamo alimentare sempre di più con la parola, con la parola, con la preghiera, con la presenza. Parola, preghiera, presenza di Dio. Questa è la forza della Chiesa. Alleluia. Nel nome di Gesù prendi forza, alza le tue mani, alza la tua voce davanti al Cristo della gloria, colui che ha due occhi come fiamme di fuoco. Digli guerra bahande rebeteca shimalai. Questo momento, Signore, insegnami a pregare, a cercare il tuo volto con il digiuno, con la preghiera, con la supplica. Daniele confessò al Signore ogni cosa, i peccati del popolo, i peccati di Israele. Daniele si umiliò, Daniele pregò, Daniele cercò. Fratelli, noi dobbiamo ritornare a questa vita spirituale. Alleluia, noi dobbiamo ritornare nelle profondità della presenza di Dio. Amanda laia sia, come la Chiesa primitiva, loro perseveravano nella parola, perseveravano nella preghiera, perseveravano anche nei digiuni. E allora furono ripieni di Spirito Santo, ripieni di Spirito Santo, ripieni di Spirito Santo. Alleluia, dobbiamo ritornare, fratelli, a questo tipo di vita spirituale. Cercare la faccia di Dio, cercare la parola,
meditare, conoscere la parola, pregare, digiunare. Amen. Cristo, l'esempio perfetto, è scritto in Ebrei. Alleluia, capitolo 5 della lettera agli Ebrei, al verso 7, parlando dell'esempio di Cristo nei giorni della sua carne, cioè quando lui era sulla terra come uomo, nei giorni della sua carne, quando lui era sulla terra, il Signore Gesù era sulla terra come uomo, in carne, nel corpo, nei giorni della sua carne, con grandi grida e lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva liberare, che lo poteva salvare dalla morte, e fu esaudito a motivo del suo timore di Dio. Fratelli, quando Gesù era sulla terra come uomo, lui pregava, e c'erano dei momenti che con grandi grida e lacrime, oh alleluia, lui pregava, supplicava il Padre con grandi grida, come nel Getsemani, gloria a Dio. Alleluia, nel Vangelo, fratelli, c'è un luogo chiamato Getsemani che anche noi dobbiamo sperimentare nella preghiera, nella supplica. Alleluia, dove noi possiamo dire: Padre, sia fatta la tua volontà e non la mia. Gloria a Dio, il Signore, lo Spirito Santo ci sta chiamando alla preghiera, fratelli, sorelle, ascoltiamo la sua voce, non trascuriamo questa chiamata, non prendiamo alla leggera questa chiamata, non facciamoci ingannare da quei pensieri che ci vogliono dire: ma noi siamo già a posto, noi siamo già cristiani, siamo già a posto, siamo già credenti. No, fratelli, Dio ci sta chiamando a una nuova profondità, a un rinnovamento della preghiera, della consacrazione. Alleluia! Nella parola, nel digiuno, lo Spirito Santo sta chiamando i suoi figli. Alleluia! Chi ha orecchi da udire, oda. Alleluia! Abbiamo bisogno di pregare, di cercare la faccia di Dio, di invocare, di supplicare il Signore, di digiunare, gloria a Dio. Il digiuno è un'arma potente. Gesù disse che ci sono spiriti, ci sono certi spiriti che vanno via soltanto con la preghiera, con il digiuno. Ci sono specie di demoni che soltanto con la preghiera, con il digiuno, li possiamo scacciare. Amen, alleluia, chiesa. Arramaissemei tamalaki turia sama racoterremei tei samai toko alemei shurianda. Alleluia, lerebe, terebe, sarebe, che chiede al Signore l'unzione per pregare. Amen, alleluia, la forza di cercarlo, di digiunare quando c'è bisogno, gloria a Dio, nel nome di Gesù. Amen. Che nessuno di noi si adagi, che nessuno di noi si accomodi, si raffreddi, no. Fortifichiamoci nel Signore, nella forza della sua potenza. Fortifichiamoci nella potenza di Dio. Fortifichiamoci nello Spirito del Signore, nella fede, nell'unzione, nella parola di Dio che è vivente ed efficace. Nell'umiliarci davanti a Lui, umiliatevi dunque. Alleluia, sotto la potente mano di Dio.
ed egli vi innalzerà al tempo opportuno. Alleluia! Fortifichiamoci nella potenza di Dio, di Cristo, dello Spirito Santo, nella preghiera, nel digiuno, nella comunione con Lui. Gloria al Signore. Fratelli, un uomo come Mosè, che era un uomo come noi, con le nostre stesse imperfezioni e debolezze, dice la scrittura che digiunò 40 giorni, amen, nel monte di Dio. Alleluia! Mosè saliva sul monte a pregare ed era avvolto da una nuvola gloriosa, da una presenza soprannaturale. Lui parlava tu per tu con Dio. E perché oggi noi non possiamo, fratelli? Noi possiamo, anche noi che siamo in Cristo Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Oh, andele me, sharabakea. Alleluia, nel nome di Gesù. Prega, prega il Signore in questo momento. Invocalo, supplicalo, umiliati nel nome di Gesù. Chiedi aiuto, chiedi forza, confessa ogni cosa a Lui, confessiamo a Lui. Alleluia, rama la shama la ganda la maya esuaria kai soto robo ima shitere bekea la rabatara masseria ame shui da kai Spirito Santo, Spirito Santo. Oh, lema sia, riempici di forza, riempici di questo desiderio, riempici della tua volontà, Spirito Santo. Alleluia, metti questa parola nei nostri cuori, metti questa fiamma nei nostri cuori. Alleluia, per la tua gloria siamo qui, siamo qui, ti invochiamo Gesù Cristo, Dio grande, Dio tremendo, tu che mantieni il patto con coloro che ti amano, ti cercano e osservano i tuoi comandamenti. Alleluia, perdona i peccati della tua chiesa, perdona la nostra indifferenza, nome di Gesù. Perdona la nostra superficialità che a volte abbiamo. Perdona, Signore, nel nome di Gesù. Padre, perdona le nostre distrazioni, le nostre imperfezioni. Alleluia, coprici col sangue dell'agnello. Alleluia, rinnovaci con potenza dall'alto, con potenza dall'alto, con potenza dal cielo, nel nome di Gesù. Alleluia, ci presentiamo davanti a te, Padre, ci umiliamo davanti a te, Padre, ci arrendiamo davanti a te, Padre, vogliamo stare in tua presenza. Non c'è luogo migliore che la tua presenza, non c'è niente di più bello, più prezioso che la tua presenza. Signore, la tua presenza è più dolce del miele, gloria a Dio, noi la desideriamo. Alleluia, rama shekatai, prostrati. Dice la Bibbia che Gesù stesso nel Getsemani pregò, si gettò con la faccia a terra. Fratelli, il Figlio di Dio si mise con la faccia a terra. Quanto più noi abbiamo bisogno di questo, fratelli, per fortificarci. Oh, alleluia. Oh, Rabba Yeshu Andalai, Tema Kishamaya, nome di Gesù, Padre. Alleluia. Gloria al tuo nome. Riempi i nostri cuori, riempi la nostra vita. Alleluia, ci prostriamo davanti a te. Ramascena mai tenda la mascia. Ci umiliamo davanti a te, Re della gloria. Abbiamo fame e sete della tua presenza. Abbiamo fame e sete della tua gloria. Abbiamo fame e sete di te.
Alleluia, stendi la tua mano, stendi la tua mano, stendi la tua gloria, stendi la tua potenza. Alleluia, Namasha Mayakata. Tocca, Padre, tocca ogni cuore. Nome di Gesù, risveglia ogni cuore, rialza ogni cuore, libera ogni cuore. Nome di Gesù, liberaci dalla stanchezza, liberaci dalla pigrizia. Senda Yamashei Ramastova. Alabatara bakere metere me severe kenda alabatara bashara bakei gravare asai alabara shara bakai raba baba basui. Alleluia, renda la masai te kaba toshi mahas kenda la. Alleluia, riempici adesso, Padre, per la tua gloria, per la tua misericordia. Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Rinnova, rinnova, rinnova. Alleluia, alleluia, alleluia. Dacci la comprensione spirituale, dacci, Padre, quella fresca unzione dal cielo, quei doni spirituali. Alleluia, io alzo le mie mani davanti a te, la vai insieme che Hamashia le mei assai Yeshua rimei stick lei da va stecca va va si che te laia Hamasea. Alleluia, Signore, facci traboccare di te, nome di Gesù. Signore, sgrida ogni male, caccia via ogni pensiero malvagio. Alleluia, vogliamo distruggere le fortezze, vogliamo vedere la gloria di Dio, vogliamo sentire la gloria di Dio, vogliamo alimentarci con la gloria di Dio. Alleluia, 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 nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Ti amo, Padre, dipendo da te, Padre, confido solo in te, Padre. Alleluia. Oh, alleluia, alleluia, oh, alleluia, alleluia. Gloria, 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 gloria a Cristo. Oh, Rabba, te camassai, tosca, tu ravolosto, ma te curavano. Alleluia, Rabakeia, ne
nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, alleluia. E desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante la fede e la pazienza ereditano le promesse di Dio. Ebrei 6, 11, 12. Desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza.